siamo qui in compagnia di un duo mozzafiato, da una parte Petra Masoni, dall'altra parte Ferruccio Spinetti. Ciao ragazzi! Ciao! E allora qui a Milano, alla Feltrinelli, per presentare un progetto, Canti Randaggi 2, seconda edizione, musiche di Fabrizio De André. Da dove nasce il progetto? Sappiamo che è un progetto partito 15 anni fa e poi riproposto, no? Sì, prego. Un progetto di un po' di anni fa, l'idea di Palma, dell'agenzia Cose di Musica, che è anche la nostra agenzia, e poi ora che sono passati diversi anni dalla morte di André e quindi non si rischia più l'effetto sfruttamento del nome, per 10 anni sono sfruttato abbastanza, esatto, ha voluto riproporre questo Canti Randaggi, che sono canzoni di André ma eseguite in dialetto, e quindi l'ha voluto riproporre adesso che non c'è più questo rischio, con un concerto che è stato fatto al May di Faenza l'anno scorso in novembre, a cui abbiamo partecipato anche noi, e oggi noi siamo qui perché come formazione siamo agile e snella, essendo solo contrabbasso e voce, e quindi siamo venuti a portare il nostro piccolo contributo. Facciamo vedere intanto l'album Canti Randaggi 2. Dicevi giustamente, Petra, il contributo, no, di ogni gruppo, e nel vostro caso ogni gruppo con il proprio dialetto. Poi invece il vostro contributo, in che dialetto è, diciamo? Dato che Petra è toscana e quindi non ha dialetto, io sono napoletano, è un po' difficile cantare in napoletano, abbiamo fatto un contributo, contributo in francese, perché come forse saprai, con Musica Nuda abbiamo la fortuna di suonare molto in Francia, abbiamo quasi una doppia, successo strepitoso infatti, sì, per fortuna ci chiamano e andiamo e quindi abbiamo fatto questa versione della canzone di Marinella col testo adattato in francese da Riccardo Ferri, se non sbaglio, adattato il testo, e abbiamo fatto dal vivo appunto a Faenza a novembre dell'anno scorso ed è contenuto in questo disco. Il contrabbasso, dicevamo, è uno strumento molto particolare, da molti diciamo così sottovalutato. Tu, Ferruccio, che lo suoni tra l'altro una maestria, che è diplomato, è un maestro diplomato in contrabbasso. Cosa ti permette di fare il contrabbasso che un altro strumento magari non... Vabbè, sai, ogni strumento ha le sue peculiarità. Certo, se avessi un pianoforte o una chitarra potrei spaziare sotto tasti, su 6 corde, e fare degli accordi fantascientifici, però appunto spesso, come dice il proverbio, della necessità di